Quando noi suoniamo percepiamo delle sensazioni straordinarie e stiamo a casa spesso. Quando suoniamo in orchestra queste sensazioni si rafforzano e stiamo in prova. Il nostro sogno è che queste sensazioni possano viverle le persone che stanno davanti a noi, ma perché questo avvenga c'è bisogno assolutamente di uno spazio così come questo auditorium. La ragione di questo titolo, Tutti in concerto, vuol dire questo: cerchiamo di essere uniti sempre, ma con tutti, non uniti in parte, veramente con tutti, e portiamo in questi spazi veramente tutti per essere uniti attraverso la musica. È semplice essere uniti attraverso la musica, in quanto non essendoci parola, è bene, ognuno se la immagina come vuole.
questo pubblico cosiddetto sociale che viene occasionalmente o raramente ai concerti o per il quale è un'iniziazione, questi qua sentono la qualità se c'è. E questi sono misteri della carriera. Io penso che se non c'è la comunicativa è inutile prodursi il palcoscenico e viceversa, ma non è merito mio, ma se uno ha questa comunicativa deve insistere e proprio fare questo tipo di concerto per propagare, per far conoscere. Felicissimo ritorno, perché questa orchestra lavora in modo con tanta, non solo talento, ma anche una volontà di qualità, una volontà di, come ci sono in certe associazioni dove c'è una passione che le unisce e fanno una cosa di coesione, di gruppo che è ammirevole. Il bilancio è decisamente positivo, abbiamo avuto 5 appuntamenti con un auditorium straordinariamente pieno. Erano le prime note del celebre Brindisi che ci porta nel cuore di una notte d'agosto a Parigi. Ferve la festa nel salotto di una delle donne più belle e desiderate della capitale, Violetta Valeri. È un pubblico molto caloroso, molto attento e segue passo per passo tutto ciò che eseguiamo, e questo è nel sogno di chiunque si trova sul palcoscenico ad esprimere un'idea, nel caso nostro musicale. Sentire il fiato addosso del pubblico è una sensazione straordinaria.